Ciao, oggi a Poggibonsi abbiamo incontrato diversi comitati e associazioni. Siamo qua con Renzo, presidente della MAB, Comitato MAB Valdelsa, che porta avanti una battaglia contro i consorzi di bonifica. Il Movimento 5 Stelle è per la chiusura e l'abolizione dei consorzi ritenuti dei carrozzoni politici che non fanno nulla. Ora ci chiediamo, se puoi aiutarci a capire intanto che cosa sono questi consorzi. Questi consorzi dovrebbero rispettare il Regio Decreto 215 del 33 relativamente alla bonifica dove è necessaria del territorio. Quello che è la manutenzione idraulica ordinaria non ha nulla a che vedere con la bonifica, sono due cose completamente diverse. E loro chiedono dei, comunque chiedono dei Loro tributi. chiedono dei tributi senza motivazione. Senza dire per quale motivo uno deve pagare a fronte di opere non conosciute, a fronte di interventi di manutenzione idraulica ordinaria che non rientrano e non sono previsti, che non rientrano nella contribuzione. E io mi chiedo, ma chi è che ha istituito questi consorzi? Questi consorzi sono istituiti dalla Regione, Cioè da fortemente voluti rossi. E per quanto risulta, in Toscana sì. la cosa clamorosa è che il PD a livello nazionale ha proposto una legge per l'abolizione di questi consorzi, ma a livello regionale si difende una spada tratta. Si difende la spada tratta, tant'è che un anno e mezzo fa, in occasione delle elezioni più o meno fantasma dei consorzi di bonifica, dove ci andavamo sia noi 2% circa degli elettori, Rossi stesso ha mandato 1.400.000 lettere, come risulta dalla stampa. Quindi anche spreco di denaro pubblico a questo punto. Noi, secondo noi, sì. Allora, votiamo il 31 maggio il Movimento 5 Stelle per abolire i consorzi di bonifica.